Ciao Simone, buonasera. Ciao Armando. Senti, siamo qui alla cattedrale laica, l'ex Breda. L'ex Breda, siamo alla cattedrale, molto carichi, prevediamo un bel afflusso di persone per questo fine settimana con ponte incluso e niente. Dietro di noi stanno allestendo gli stand, una cosa veramente carina. Si vede il prefiera. Senti, che prodotti ci presenti? Noi presentiamo tutta la nostra, una nicchia della nostra gamma di salumi e formaggi toscani e poi il re della cucina toscana, il fegatello. Il fegatello come lo fanno di ricetta San Miniato, quindi carne macinata, 70% fegato, 30% carne di suino grigio. Non andrebbe detto, però questa è la ricetta. Senti, Toscana in Bocca è un evento che vuol presentare Pistoia qual è, quindi anche la culla dell'enogastronomia toscana. E la tua famiglia è generazione che si occupa di gastronomia sulla sala. Sì, diciamo siamo partiti con la materia prima, quindi il formaggio e il salume, per poi ora andare anche a lavorarlo, a lavorare il fresco e a promuovere tutte le eccellenze toscane. Senti, ma questa iniziativa e anche in generale l'effervescenza che c'è sulla sala, come la vedi? Insomma, un'evoluzione dagli anni di crisi, di stasi del centro di Pistoia? Piazza della Sala, io è dall'87 che ci sono e l'ho vista regina del mercato storico pistoiese ed ora ha sempre una bella fetta di mercato, del mercato della vendita di qualità per quanto riguarda il settore gastronomia. Oltre a questo si è aggiunto negli ultimi anni una bella evoluzione per quanto riguarda il mercato serale, quindi è proprio bella perché la mattina alle 6 parte con il mercato della frutta e la vendita dei negozi storici di Piazza della Sala, trasformandosi poi durante l'arco della giornata anche in somministrazione. Senti, poi la tua offerta in centro non si ferma al formaggio e agli affettati, passami il termine, hai anche un'offerta da ristorante? Sì, certo, no, è diciamo una buona fetta di mercato quella che ci porta alla ristorazione e anche il discorso aperitivo e after dinner. Francamente, guarda Armando, c'è partita proprio forte, non credevamo nemmeno noi che potesse avere un evolversi del genere. Senti, e poi una cosa importante che già forse un paio di stagioni che si incominciano a vedere a Pistoia, diversi turisti stranieri. È una cosa che ci lusinga, ci porta noi a sparecchiare l'ultimo cliente alle 6 nel tempo in cui ricominciamo ad attrezzare la sala per la sera. È proprio, noi ha visto, lavoriamo in orario continuato dalle 6.30 la mattina fino alle 11, mezzanotte, l'una. E il turista è quello che viene magari a pranzo alle 3, alle 3.30, alle 4 anche, perché fa i suoi giri e non ha orari. E poi ti collega il pasto del pranzo con quello della sera. Perfetto, allora ci siamo quasi, gli operai lavorano domani, che il 24 alle 18.30 c'è l'inaugurazione di questa kermesse, più di 60 piatti e poi tutto il resto, vino eccetera, e speriamo che entro il 27 questa iniziativa promuova ulteriormente Pistoia. Toscana in Bocca, una scommessa vincente. Perfetto, io scommetto che verrò a assaggiare i tuoi fegatelli. Grazie. Ciao Simone. Ciao a tutti.